Quest'anno gli spettatori del festival vengono portati sulla Luna, perché ogni scrittore invitato, ogni poeta, c'è anche un cantante fantastico come Capossela, tutti abbiamo chiesto di raccontare nella loro maniera il rapporto tra la Terra e il suo satellite. E tutti hanno risposto alla grande, quindi ogni serata sarà caratterizzata da un'ispirazione molto forte, da uno stile nettissimo e ci farà guardare la Luna in una maniera differente. Tanti scrittori, apriamo con una grande scrittrice italiana, Margaret Mazzantini, che leggerà nella stessa serata di Andrew Greer, l'autore del bestseller dell'anno, Storia di un matrimonio, Delphi. Sono due scrittori fantastici. Poi Antonio Muñoz Molina, John Grisham, Mark Harris, Larson, c'è per la prima volta un gruppo di autori svedesi, c'è lo Stephen King svedese, Lindquist, l'autore di Lasciami entrare, nella stessa serata di Licia Truisi, la più popolare e brava scrittrice fantasy italiana, che è anche un'astrofisica. E poi ci sono per la prima volta due scienziati, Marco Rovelli e Mario Tozzi, che racconteranno con il linguaggio della scienza il rapporto tra la Terra e la Luna. Rovelli ha scritto un lungo racconto, si può chiamare, sulla storia della misurazione della distanza tra la Terra e la Luna. Poi ci sono per la prima volta autori di favole come Roberto Piumini, c'è il grande Cavazzoni, l'autore del poema dei lunatici. Era una presenza obbligata, ha scritto una nuova ballata che leggerà accompagnato da tre musicisti. Quest'anno la musica avrà un ruolo più forte, differente, accompagnerà gli autori con grande energia e la scena del festival sarà definita da un punto di vista musicale da gruppi rock giovani italiani.